Siamo con Elisa Battaglia, è passato tanto tempo da quel 16 luglio che si ricorda bene. L'assessore, dopo il caso Mense, è rimasto coinvolto in un'indagine e oggi ci viene a comunicare che questa indagine si è conclusa e che la sua posizione è archiviata. Quali sono le sensazioni? Beh, sicuramente posso tirare un sospiro di sollievo. Dopo un lunghissimo periodo passato in maniera molto difficile, un lunghissimo periodo passato in silenzio, ma fiduciosa che la magistratura potesse arrivare a questa conclusione, e dimostra la mia completa estraneità ai fatti, e posso tirare finalmente un sospiro di sollievo dopo un anno e mezzo molto difficile. Ecco, l'estraneità dell'assessore e anche dei dipendenti comunali coinvolti. Qui siamo con l'avvocato che l'ha seguita, Teresa Denetta. L'attivazione non riguarda quindi solo l'assessore, anche quelli dipendenti del comune. Questo dimostra che l'amministrazione tutta in qualche modo aveva svolto correttamente il proprio compito. Sicuramente questo è da sottolineare. Tutti sono stati esclusi, quindi il Comune ha agito secondo le regole e nessun abuso di potere, nessun concorso in frode. Il Comune ha rispettato le regole e la mia assistita, anche lei, ha svolto correttamente il suo ruolo. Ecco, ricordiamo che la sua assistita all'epoca era assessore dell'istruzione, oggi è consigliera, quindi ha pagato politicamente ma anche personalmente questa vicenda, quando inevitabilmente, di cui io il sindaco ho deciso di rimuovere le deleghe. E oggi cosa possiamo dire? È stato un periodo difficile con tanti attacchi anche politicamente. Sì, beh, era doveroso da parte mia, con senso di responsabilità, riconsegnare in mano al sindaco le deleghe di assessore, proprio perché ero coinvolta in questa indagine. Per cui sicuramente è stato un passaggio molto doloroso per me, come lo è stato quello della gogna mediatica, perché purtroppo ha attaccato non solo il mio ruolo pubblico, ma anche la mia vita personale, coinvolgendo in questo anche la mia famiglia. Aiutiamo a capire anche le persone che cosa è accaduto, no? La vicenda delle mense diciamo, è emersa nel momento in cui molti genitori lamentavano una scarsa qualità del servizio. Da parte vostra avete avviato tutta una serie di controlli e i riscontri, diciamo, che avevate ricevuto all'epoca, che cosa dicevano? Beh, erano riscontri che, a detta poi dei tecnici, perché non era sicuramente un compito mio stabilire o meno se il contratto venisse rispettato, è stato, le carte continuavano a dire, anche l'avvocatura del Comune di Udine affermava appunto che non c'erano gli elementi necessari per poter provvedere alla rescissione di questo contratto nonostante le lamentele, perché non c'erano dei riscontri oggettivi che erano stati forniti ai nostri uffici relativamente appunto a questi disservizi denunciati dai genitori. Riscontri che quindi sono emersi solo in una fase successiva, nel momento in cui poi è venuta alla luce l'indagine, ci sono stati i primi atti e secondo l'accusa evidentemente queste mancanze invece c'erano nel servizio. Sì, sicuramente, però insomma non voglio entrare troppo nel dettaglio di questi aspetti, perché insomma io guardo la mia posizione, ho ricevuto un decreto di archiviazione per quanto riguarda la mia posizione insieme alla funzionaria e alla dirigente, e tutto il resto lo lascio alla giustizia, che dovrà fare il suo corso.